pom pom. Tieniti, tieniti. Rumbo, tieniti. Eccolo qui. Ed ecco il numero uno. Il capo della banda è quello che comanda il gruppo TNT. E poi c'è la cariatide, che è il suo braccio destro. Non è certo il più lesto nel gruppo TNT. Costui è Otto Grun, tedesco Teachermania. Yeah. Di lui nessun si lagna nel gruppo TNT. Pom, pom, pom. TNT, TNT. Ba-da-ba-da. TNT, TNT. Il gruppo TNT. Eccolo qui. Ed ecco il conte Oliver e ancora Geremia e infine il cane spia del gruppo TNT. Ed ora Alan Ford, di tutti è il più bello, ci sta proprio per quello nel gruppo TNT. Per ultimo Bob Rock, dal naso prominente, lui è il più divertente del gruppo TNT. TNT, TNT. Whatever. TNT, TNT. Il gruppo TNT. Eccolo qui. New York, sesta strada, dove il sole non batte mai, nemmeno la domenica. Super agenti super segreti del gruppo TNT, spalancate occhi e orecchie e guardate qui! L'allera lì! Un po' di serietà, perbacco, prestatemi attenzione! Sapete cosa contiene? Un'anguilla, ecco cosa contiene, sì, proprio una bella anguilla di lago. E sapete a cosa serve? Uffa, quante cose dobbiamo sapere oggi! Ciao, Grunf! Pensaci tu a erudire il volgo sulla tua ultima invenzione. Signor sì, eseguo subito, passo e chiudo. Dunque, in base a un principio che a voi non interessa, unendo la punta della coda con la testa si ottiene una fonte di elettricità. Per farla breve, ci vorrebbe un volontario per... Eccolo qui, bravo Bob! Mi piacciono queste adesioni entusiaste! La malora io! Bene, ragazzi! Per mezzo di questo geniale anguilloscopio proietteremo una diapositiva su questo schermo ad alto potere riflettente. Osservate bene, il volto che apparirà è l'uomo che dobbiamo catturare. Ecco il viso di uno dei più abili criminali dei giorni nostri. Viene chiamato Gomma Flex per la sua straordinaria abilità nell'assumere qualsiasi fisionomia. La sua faccia è un composto di molecole instabili che la rendono gommosa, ma al tempo... Vediamo cosa ha combinato il lestofante. Dunque, dovete sapere che al ricevimento della contessa latifondi... Il signore e la signora Carbonio, inquinatori atmosferici. I coniugi Colza dell'omonima fabbrica di cibi sofisticati. Oh, benvenuto, signor Colza. Cerchi di non fregarmi gli anelli con la scusa del baciamano, perché tra gli invitati ci sono diversi agenti privati, sa? Oh, beh, se è così mi astengo. I perloni della contessa latifondi devono essere miei. Una lieve modifica delle mie molecole instabili. Ecco fatto. Chi devo annunciare? Napoleone Bonaparte, senza titoli imperiali, mi raccomando, solo in incognito. Mi scusi, ma non ricordo bene il suo nome. Non ci siamo già visti da qualche parte? Forse all'Elba, madame. Ho passato un po' di ferie laggiù. Noto in lei un certo segno di regalità, un soffice tocco di aristocrazia. Un soffice tocco? Sì, certo. Una piuma, un alito di vento che accarezza, morbido e buona madame. Ecco fatto. Chiedo venia, ma i morsi della fame mi attanagliano lo stomaco. E poiché gli altri invitati non smettono di muovere le mandibole, non vorrei trovare solo briciole. Ma certo, certo, sbaffi, sbaffi pure, maestà. Finalmente solo un piccolo e rapido tocco e Gomma Flex lascia i panni di Napoleone per prendere quelli del cuoco del buffet.
quella brutta faccia non mi è nuova. Ma dove vai con gli uccelli scappati? Appunto, essendo scappati vado a prenderne degli altri nelle cucine. Torno subito. Questi bei perloni renderanno a Gomma Flex dei bei soldoni. Oh, i miei perloni! Sono stata derubata! C'è un biglietto che dice: coi complimenti di Gomma Flex. Caspita, Gomma Flex, il bandito dalla faccia di gomma. Oh cielo, svengo! Chiamate il carro attrezzi! La povera contessa sprofondò fino in cantina, fracassando botti di ottimo vino. Comunque, ha chiesto il mio aiuto e non posso proprio negarglielo, visto che... Cialtroni fannulloni incapaci! Non sparate! Ci arrendiamo! Dovete andare subito alla caccia di Gomma Flex in base ai dettagliatissimi dati che vi ho fornito. Avanti! Marsh! Gli uomini validi in macchina, ovvero Alan, Bob, Conte, Grunf e Cirano. Gli altri possono continuare il riposino. Signor Conte, ha per caso una pavenza d'idea di dove dovremmo andare? Un po' vaga. Procediamo una diapositiva e la fortuna degli audaci. Avrei fatto meglio a fare il tagliando di revisione nel 52. Sì, e farti anche revisionare il cervello. Qualche minuto più tardi. Cirano in punta. Gli ho fatto fiutare la diapositiva. Deve essere sulla traccia di Gomma Flex. Non ci rimane che seguirlo. Io resto qui per rimettere in sesto la vettura, sì? E così i nostri eroi, sospinti dal fiuto del Cirano, cane bracco italiano, si portano sulle tracce del fantomatico Gomma Flex. Ma quello è Gomma Flex! Sta parlando con un vecchio e ha i perloni della contessa. Dobbiamo catturarlo. Cerchiamo anche di avere una prova di reo confesso. A questo ci penso io. Prenderò un registratore nel negozio di elettronica qui all'angolo. Noi frattanto li teniamo d'occhio. Perloni buoni, autentici, quelli della contessa latifondi. Valgono $1 miliardo. Beh, sì, sì, è roba buona, ma scotta? Se scotta. E si sa che più scotta, meno si paga. Presto, Villico, mi ha bisogno una macchina fotografica con flash a cubo. Qualcosa di classe, naturalmente. Ma certo, certo, signore. Abbiamo tutto per tutte le borse, borsette e borsetti inclusi. Che ne dice di questa? Ma, non male, non male. Vediamo se i cubi funzionano. Si vergogni di vendere materiale usato. Cosa ne faccio di questi flash bruciati? Mi scusi, signore, se solo ci vedessi. Mi ha accecato, ma ne prenderò dei nuovi. Non si incomodi. Tornerò quando avrò più tempo. Un negozietto mica male, dopo tutto. Ecco qua. Possiamo registrare tutto. Bene. Infiliamo il microfono sotto la finestra. 1 milione. E crepi l'avarizia. E va bene. Vada per il milione. Mettiamo i perloni in questo sacchetto. Ehi, e di chi è quel cappello? Per 1000 gomme vulcanizzate. Ci stavano spiando. E hanno anche registrato tutto. A me questo affare è troppo compromettente. Eh no, cara faccia di gomma. Non te la caverai così facilmente. Riprendiamogli il registratore. Sì, riprendiamoglielo. C'è, l'ho preso. Ma no, idiota, sono io. Attenzione, il registratore. Buoni, autentici, quelli della contessa latifondi. Cagnaccio rognoso, vieni qui, non scappare. Fermati, Gomma Flex. Attenzione, se lo sta filando. Presto, presto, blocchiamolo. Ci penso io con una cappellata di perloni. Centrato. Occupatevi di lui, io mi occupo dei perloni. Bene, ci sono tutti. Agente Bob Rock, alla ricerca del Cirano e delle prove in esso contenute. Ci prendiamo noi, cura del gommuto. Obbedisco. Cagnaccio della Malora. Ma dov'è finito? Ah, eccolo! Avanti, Botolo, non prendertela. In fondo hai solo ingoiato un registratore. Guarda, guarda, guarda. Quasi, quasi. Ma che... Non tirare, che qui forse ci scappa fuori un po' di grana.
Cosa sa fare il suo cane? Parla! Senta un po'. 1 milione e crepi l'avarizia. E va bene, vada per il milione. Che ne dice? Va bene, si metta in fila e aspetti il suo turno. Frattanto, Gomma Flex è nelle sicure mani di Alan e del Conte. Lo portiamo da Sua Eccellenza il numero 1. Missione compiuta al completo. Refurtiva, confessione. Se Bob ritrova il Cirano, però. Ma abbiamo comunque il colpevole. E con un terzo grado, che potremmo anche portare al quarto, gli rifaremo confessare tutto, parola per parola. Ma, signor Conte, ci stiamo tenendo l'un l'altro. Gomma Flex è scomparso. Volatilizzato? Ma com'è possibile? Ed ora il cane parlante Cirano. Cirano ha detto. Ma è il nome del cagnastro. Tocca a voi. 1 milione e crepi l'avarizia. Sono proprio loro, bene. Non ci vorrà molto per Gomma Flex affinché si trasformi in un feroce bulldog. Cagnaccio della malora, questa volta non mi scappi. Accidenti, ma quanti cani parlanti ci sono adesso? Facciamo 1 milione e crepi l'avarizia. Molla il registratore, bastardo! Resisti, Cirano! Molla il registratore! Eccolo! Questo è recuperato! Ora pensiamo ai perloni! Ecco il gommuto! Bloccalo, Alan! Fermo dove sei, Gomma Flex truccato da bulldog. Hai un'arma puntata nella schiena. Agente Alan Ford, se fai il minimo movimento, non esitare a sparare. Certo, gli do una spazzolata. Certo. Il registratore, dallo a me. Ai perloni ci penserai quando svernerai in galera. Lo ammanetto io, questo cane. Abbiamo un conticino da regolare. Qualche ringhiatina e diverse zampate. Non illudetevi! Nessuno è mai riuscito a catturare Gomma Flex. Ve ne accorgerete. Eccellenza, con enorme sprezzo del pericolo, noncuranza delle nostre vite, dedite ai sacri valori della giustizia, siamo riusciti a recuperare i perloni della contessa Latifondi, che con devozione metto nelle sue mani. E me ne dispiace. Ecco, eccellenza, la registrazione con la confessione del bandito. Confessione è un accidente! In questo registratore manca la bobina! Direi che non importa, eccellenza. Abbiamo qui Gomma Flex e lo faremo confessare. Agente Rock, portare avanti il prigioniero. Ecco, subito. Per Diana, si è liberato. Ma come ha potuto? Ha potuto, ecco tutto. Ma in fondo sono i perloni che ci interessano di più e questi sono ancora qua. Ora devo andare subito dalla contessa a darle la lieta novella. I miei perloni da 1 miliardo. Poveri cari, chissà come avrete sofferto lontani dalla vostra mamma. Lì c'è l'assegno di $10,000. Non si potevano avere in contanti? Sì, contanti saluti. L'accompagno alla porta. La prossima volta può anche risparmiarsi di nulla. Eccomi qua, ragazzi. Passiamo subito alla distribuzione del malloppo. Un bel dollarone per ciascuno di voi. Non sarà troppo? Ma hai guadagnato tanto! Un vero cuore d'oro. Niente, niente, ragazzi. Tutto secondo il motto, uno per tutti e tutto per uno. Tieniti, il gruppo Tieniti. Eccolo qui.